Episodio molto tranquillo di Pandora, let's go! Nonostante il mio tremendo mal di gola, mentre provavo a costruire la mia pelleria con Goldo, non chiedetemi il motivo di questo nome, è apparso il suo di Twitch per un normale controllo di routine. Alla disperata ricerca di un modo di comunicare con Goldo, sono andato alla ricerca di inchiostro per fare un libro, ed è stato qui che sono incappato in una struttura unica. Pandora è in live sul mio canale Twitch lunedì, mercoledì e venerdì alle 20:30. Buona visione! Stagione 4, episodio 3. Dobbiamo azzerare le cazzate, dobbiamo iniziare a costruire. Ti rendi conto che siamo in ritardo? La nostra attività commerciale deve nascere. Stai zitto, fammi parlare. Allora, dobbiamo creare un pellaio, ergo dobbiamo vendere della pelle. Ci serve intanto una bella struttura. Secondo me possiamo fare una sorta di capannone, tipo una fattoria, dove qua facciamo l'ingresso, tipo con il bancone, e qui dietro facciamo magari le nostre stanze. Facciamo una stanza per te e una stanza per me. Possiamo iniziare la nostra produzione di pelle. Innanzitutto dobbiamo ottenere il primato sul mercato, ergo dobbiamo uccidere tutte le mucche del posto tranne le nostre. Allora ti do una mano a scavare, mi prendo una pella. Toda gioia! Gold è crashato. Figa, dovevamo finire di costruire il gazebo da mettere qua davanti all'entrata ed è scomparso. Goldo! Bro? Poi bro, dimmi. Che è successo? No, ma perché sei il creatore? Oh, ciao, che succede? Mi sono cagato addosso. Oh, Gesù Cristo. Che cos'è stato? Hai visto qualcuno? Hai visto qualcosa? Cosa? Vado a cercare magari uno psicologo o qualcosa del genere. Tu hai bisogno di aiuto, brother. Cioè, no, ma io non ce la faccio più. Allora, senti, mo vado da Franconio, vado a chiedergli che, come minchia devo fare a liberarmi di sedia, perché non ce la faccio più. Che è sta roba? Che ha fatto sedia? È una panetteria, è la panetteria tua. Ma che palle le panetterie. Una cosa, là sopra ci sta una struttura un po' particolare, eh? Quindi no, stai semplicemente... No, non c'è andare, punto. Ma mica è di Fieric? Eh sì, è sua. Ah, io ti devo dire una cosa di Fieric. La prima volta che mi sono trasformato l'ho visto complottare contro il saggio con un gruppo di persone. Io credo che ci sia qualcosa sotto. Beh, questa bro è violenza politica. Tu che stai facendo, bro? Che è sta cosa? Sto iniziando a costruire il mio pellaio. Pellaio? Faccio la pelle. Oddio, un uomo. Che cazzo? Cosa? Oh, che uno snakes. Che schifo, ragazzi, che schifo. Ma sei nudo? Sì. E beh, qual è il problema? Ah, nessun problema. Allora, intanto modifichiamo casa di sedia, perché mi dà fastidio che sia così ben organizzato. Quindi noi spostiamo la crafting table e gliela mettiamo da qualche altra parte. Goldo, buongiorno. Sono qui per darti una mano. Madonna, ma tu ti stai proprio divertendo. Aspetta, cosa stai facendo, bro? Ma che è sta roba? So che lui ha un piano in testa, va bene. Dimmi. Ah, pane. Ti ringrazio. Posso darti una mano? Ah, le torce. Vuoi che illumino bene la zona? Ho capito. Pa-pa-pa. No, però dai. Cioè, alla fine è ben illuminato. Tipo qua non dovrebbero spawnare mob. Illuminiamo casa di sedia. Pure per lui, perfetto. In questo modo non dovrebbe spawnare nessuno, Signori, possiamo dare il benvenuto al CEO di Twitch. Andiamo a controllare se in giro per Pandora ci sono dei miscredenti che stanno, come si suol dire, infrangendo la legge. Scusate, buonasera a tutti quanti, come state? È il CEO di Twitch! Sono il CEO di Twitch, lei lavora per me. Lei è il CEO di Twitch, potrebbe per caso ridarmi la percentuale che mi ha tolto delle mie sub? Senta, adesso non rompa, sto lavorando, parliamo di queste cose alla festa privata della Games Week. Sono venuto oggi a fare un controllo perché qua su Pandora mi sembra che c'è qualcosa che non va. Qua, che cosa non va? Innanzitutto, Pandora è family friendly, vero? Teoricamente. Assolutamente sì. Nessuna parolaccia, siete sicuri? A me però sembra che qualcuno di voi due abbia detto una brutta parola negli ultimi 10 minuti. Chi ha detto una brutta parola? Ho detto pisello, ma non volevo, ok? Guardi, signor, le chiedo scusi. Io sono Poldo. Salve, signor Poldo. Allora, adesso controlliamo nei registri. Ah, ok, sì, lei è uno dei nostri migliori creator. Aumenteremo la sua percentuale al 99%. Grazie mille. E lei invece chi è, scusi? Io sono la sedia a due gambe. Lei è uno dei nostri migliori creator LGBT. Buonasera. Sono proprio... Può
Buonasera, salve. Signor Lacedia a due gambe, signor Poldo, io vi ringrazio per il vostro contributo a Twitch Italia. Buonasera. Arrivederci. Buonasera, ragazzi. Sono il CEO di Twitch. Sono venuto a fare un controllo qui su Pandora. Siete in molti streamer a fare questa serie. A me sembra che qua ci sono un po' troppe parolacce. Questa non va bene per la piattaforma. Ma da famoc! Facciamo che non parlo proprio. Chi è questo cafone? Ci troviamo tutti in piazza, ok? La piazza, giusto? Signori e signori, allora, la cosa importante è che il dottore non c'è e quindi sono io qui, il nuovo... E perché non c'è? Scusa. Dove è finito? Non fatti i cazzi tuoi! Linguaggio, per favore, linguaggio. Ho cose più importanti da fare che spiegare dove è finito il professore, ovvero il mio capo, il professore. Per far fatturare il signor CEO di Twitch, abbiamo deciso di inventare un'invenzione molto utile per tutti quanti, ovvero... la possibilità di scattare delle fotografie qui in gioco. Oh, finalmente. Scusa, ma siamo in gioco. Scusa, cosa vuol dire? Sarà possibile fabbricare delle fantastiche macchine fotografiche. Porca voglia! Seconda nuova invenzione della giornata, l'album fotografico. Adesso vi lancio nelle vostre tasche i fogliettini delle ricette. Io ho una domanda per il CEO di Twitch. Aspetti, salgo qui, prego, medica. Cosa ne pensi delle pool streamer? Ma rappresentano i valori della piattaforma. Ne supportiamo. Vi auguro una buona stream e ricordate, broadcast yourself. Ho sbagliato. Ma non è lo slogan di Twitch. Direi che l'esplorazione di Pandora è andata bene, possiamo ritornare nei panni normali. Goldo! Ciao, bro! Tutto bene? Illuminato, perfetto. Goldo, ti sbrighi con sto gazebo, Cristo Santo! Dobbiamo finire l'entrata! Senti, Goldo, creiamo una comunicazione. Ci serve della carta, devo fare un libro. Tu costruisci, arrivo con un libro. Sedia, allora, siccome Goldo sta costruendo e voglio dargli una mano, ho bisogno di trovare il mare. Puoi darmi una mano a trovare il mare fuori dalle mura? Perché non sono ancora uscito e ho un po' paura. Sì, certo. Torno subito. Sto andando a prendere qualcosa per poter comunicare noi due. Si può partire, signori, partiamo per l'avventura. Andiamo di qua. Uva. Destinazione mare. Hello? What are you? Oddio, Martin! No, ragazzi, c'è un ippopotamo! Che cazzo è un rinoceronte? Non so cosa sia, guardate! Dove? Giù. No, ci ha visto. Una casa dei castori. Oh, guarda! Cosa? Ho una mappa! Fra, andiamo! Ah, no, di qua, vieni! Dobbiamo andare di qua, bro. È pieno di tartarughine, che bella la tecnologia, il riscaldamento globale. Spero non muoiano presto. Dai, su, ragazzi, muovete il culo, Cristo Santo! Pieno di tartarughe! No, ragazzi, c'è un siciliano, attenti! Ok, il tesoro dovrebbe essere qua, ragazzi. Allora, io so un trucco. L'ho trovato! L'hai trovato? Grande! È questo! Non c'è un cazzo di niente, praticamente. Ma cosa? Ma è pieno, bro, guarda! Raga? Oh. Sì? Guardate in alto. L'ho visto, ma che è?